Allora, premessa fondamentale. Allora, innanzitutto mi scuso di tornare sull'argomento, visto che siamo già bombardati con informazioni sull'argomento, però mi sembrava l'occasione per fare delle prove e per diciamo, capire un po' meglio il fenomeno coronavirus, perché comunque alla faccia dei dati, con tutte le informazioni che ci hanno dato, alla fine, se tu ti focalizzi, come succede spesso, su determinate informazioni, determinati dati, riesci a inquadrare meglio il problema. Non sono, almeno io non sono nessuna velleità, non ho competenze epidemiologiche, statistiche, quindi questo è solo, diciamo, un approccio, voglio parlare di un approccio tecnico al problema che non ha niente, diciamo, a che vedere con osservazione epidemica o nessuna velleità di questo tipo. Quello che, diciamo, sul quale volevo fare il focus è sull'approccio tecnico che abbiamo usato in questo, diciamo, in questa situazione. Allora, qualche concetto generale del data, diciamo, data processing, cioè della elaborazione dei dati, è riassunto in questo schema. Adesso, a parte i dettagli dei componenti, in un processo di analisi dei dati ci sono sempre, in un processo di, diciamo, di data driven, data-driven decision o qualsiasi tipo di decisione o considerazione basata sui dati, le fasi sono queste tre, cioè l'ingestione, il processing e l'analisi. Adesso, pensate adesso a questo può essere fatto a qualsiasi livello, cioè pensate quando vi scaricate un file da internet. O per esempio un Excel, lo importate nel vostro foglio di calcolo, fate qualche somma e quindi siete nella parte di ingest, fate qualche somma oppure delle elaborazioni su questi dati, processing e poi fate delle valutazioni, dei grafici, delle comparazioni e quella lì è la parte di analisi. In qualsiasi, diciamo, processo di analisi di dati, queste sono le tre fasi principali. Abbiamo visto, cioè su internet ci sono 10.000 tipi diversi di approcci, appunto partendo da quello che fa una persona sul suo desktop, a chi fa un sito web, a chi connette i propri dati a un data warehouse. Comunque queste sono le tre fasi principali. Ovviamente noi abbiamo il nostro tipo di approccio che è comunque orientato più al data engineering che alla data analysis e che ho declinato all'inizio in questo tipo. Quindi queste tre fasi sono state portate sulla piattaforma di Google Cloud Platform. In questa forma, cioè, quindi abbiamo creato una struttura che è quella che ricalca quella che abbiamo visto prima, cioè con una parte di ingestione in grigio, una parte di processing che è quella in azzurro e una parte di visualizzazione. Allora, la parte di ingestione è appunto la persona che scarica il dato oppure il software che si connette all'API, noi l'abbiamo implementata con una cloud function, che è questa che vedete nel primo quadrato a sinistra. Questa cloud function, che cosa fa? Viene triggerata da un'applicazione cron, in questo caso il cloud scheduler, che si occupa in determinati momenti di invocare quella funzione. Quella funzione A quella funzione pa vengono passati dei parametri, in questo caso un URL dove andare a prendere i dati e un pattern per identificare il file di ultimo aggiornamento. Di solito hanno dei pattern fissi,
con un nome e una data che viene poi aggiornata, che cambia ogni giorno. Che cosa succede? Questa funzione scarica, è una funzione semplicissima, scarica il file, fa un fetch dall'URL dove si trova il file, lo salva su una storage bucket. Lo storage bucket è per Google Cloud, per la piattaforma di Google Cloud in generale, una unità fondamentale diciamo, nel data processing e nel data storage. Infatti è capace di immagazzinare su file grandi quantità di informazioni. Vedremo poi un po' le caratteristiche di tutti gli elementi in una slide dopo. Ed è capace di reagire a degli eventi invocando a sua volta delle funzioni. Quindi quando questa funzione scrive il file sul bucket, viene invocata un'altra funzione che è nella fase azzurra, che è quella di processing. Quella funzione non fa altro che fare delle piccole elaborazioni del file e caricare i dati su BigQuery, quindi che è nella parte verdina, che si trova nella parte già di analysis. Poi ci sono delle funzionalità accessorie che sono in quella parte blu sopra, che servono per la gestione dei dati. In particolare c'è un database cloud storage che ci permette di capire se quel dato elaborato, quali errori ci sono stati, permette di prevenire la duplicazione del dato, cioè praticamente si salva il file che è stato elaborato in una determinata data e se viene invocato due volte non lo ricarica. E poi sopra una parte di questa, una volta che l'ingestione in BigQuery, cioè il caricamento in BigQuery, è terminato, viene invocato un evento su PubSub che a sua volta gestisce attraverso un'altra funzione i casi di errore o successo. In caso di errore invia una notifica e in caso di successo sposta il file dal bucket sul quale era arrivato all'inizio grazie alla funzione di ingest e lo salva su un bucket di success. Questo perché? Perché ovviamente i bucket su Google Cloud possono avere delle pricing policy diverse a seconda del tipo di accesso allo storage. Quindi i bucket che hanno successo noi tipicamente non li accederemo più, quindi vengono spostati in un bucket che ha un long term payment policy. La stessa, tornando alla parte grigia di ingestione, la stessa pipeline, cioè le stesse funzioni ovviamente possono essere replicate passando dei parametri diversi di configurazione alla funzione per fare l'ingest da diversi URL, copiarli su un bucket e quindi poi invocare la funzione di elaborazione e di trasferimento all'interno di BigQuery. Allora, questo è un approccio diciamo molto semplice, perché che ricalca, diciamo, le operazioni che faremo nel nostro o applicativo desktop oppure su, per esempio, il caricamento di un database, e come abbiamo visto non coinvolge le componenti fondamentali del data, alcune componenti fondamentali dell'elaborazione di dati. Ad esempio, questo meccanismo non supporta politiche di streaming. L'elaborazione che può essere fatta è comunque in questo legata comunque a codice, bisogna scrivere molto codice per elaborare. È difficile fare mesh di dati, ovvero arricchire i dati con altre informazioni, ed è comunque legata ad una struttura fissa del database di BigQuery che dobbiamo preconfigurare. Poi vediamo come le evoluzioni, quali,
possono essere. Un brevissimo, quindi, recap delle componenti che abbiamo usato. Adesso questo non vuole essere una pubblicità, diciamo, a BigQuery, però quello che volevo evidenziare è che con poco codice diciamo, un tempo di setup delle pipeline veramente limitato, possiamo ottenere dei risultati notevoli, considerando anche che la maggior parte dei servizi di BigQuery, cioè di Google, che abbiamo usato, di Google Platform, ha delle politiche di pricing molto aggressivo. Ad esempio, vabbè, se ci spostiamo sull'ultimo elemento, Data Studio, che è il, diciamo, il componente di visualizzazione, è addirittura gratis. BigQuery ha comunque una politica di pricing molto, molto aggressiva e dipende adesso dalle offerte che fanno. Per esempio, i primi 10 gigabyte di storage sono gratuiti. Lo stesso per l'invocazione delle Cloud Function. Per esempio, le prime 2 milioni di invocazioni sono gratuite e sopra i 2 milioni paghiamo 40 centesimi al milione. Lo stesso per lo storage, cioè, come vedete, per gigabyte è $0.023. Quindi, diciamo, fino a quando non si arrivano a grossi numeri, è veramente molto, molto conveniente. Ovviamente il pezzo di software, diciamo, il servizio più, che secondo me è diciamo, notevole in questa architettura, è BigQuery, che veramente usandolo mi rendo conto che è stato fatto un lavoro veramente enorme da Google. Questo fa parte della, diciamo, della seconda generazione dei servizi di data processing di Google, e dà delle caratteristiche, cioè, veramente incredibili, nel senso, perché ovviamente la prima caratteristica di questa architettura, che è completamente serverless, quindi anche il database è un servizio, quindi non si pagano fee di setup, ma è un pay per use. E con questo approccio possiamo arrivare a una scala di petabyte, cioè con BigQuery può fare ingest di dati fino a petabyte senza comunque problemi di performance, sia dal punto di vista delle query che dal punto di vista del caricamento di dati. Io ho visto caricare, cioè ho caricato, non so, gigabyte di dati al minuto, e quindi è veramente incredibile come servizio. Poi vediamo un attimo come un po' meglio l'ultima parte di Data Studio, che è, appunto, come dicevo, è gratuito, ha una, diciamo, rispetto a strumenti più evoluti a pagamento, come può essere ad esempio Tableau o altri, è abbastanza limitato, ma per diciamo, visualizzazioni semplici è abbastanza potente. Ovviamente ha inoltre una serie molto estesa di connettori, e puoi fare analisi real time, e è piuttosto facile diciamo, da configurare, da gestire. Vediamo se. Allora, se fino a qua avete domande o osservazioni, se no andiamo avanti con un po' vedendo la demo e qualche internal. Ma magari, Giacomo, vediamo la demo e facciamo domande alla fine. Ok. Che dici? Allora, qua esco, che io ce l'ho già.
Allora, questa ad esempio è la, non so chi di voi l'ha già vista, è la dashboard desktop, perché ovviamente uno dei difetti di Data Studio è che non è, diciamo, non degrada bene con il diminuire delle dimensioni del viewport, quindi non è responsive. Quindi per fare diciamo, visualizzazioni su desktop o mobile occorre fare due diverse visualizzazioni. Qua, ad esempio, io sto importando i dati della protezione civile da GitHub. Appunto, c'è una funzione di ingest che non fa nient'altro che un wget, cioè una chiamata sul file, lo mette sul bucket e arriva poi in BigQuery. E a questa dashboard ho connesso tutte le, diciamo, le tabelle di BigQuery che ho popolato. Allora, tutto questo, diciamo, ambaradam, diciamo che il mio interesse è partito perché volevo capire bene diciamo, i trend di crescita della cosa. Infatti ho aggiunto qua nella parte diciamo, di processing, ho aggiunto gli incrementi sulle varie, sia in unità che in percentuale rispetto al giorno prima, per vedere la crescita. Stessa cosa sulle province. E ho tentato di visualizzare un po' gli andamenti sia su scala regionale che nazionale, cioè gli andamenti relativi, cioè gli incrementi dei valori per giorno e quelli assoluti, quelli cumulativi diciamo, fino ad oggi. Come vedete, i tipi cioè, ci sono adesso, i tipi di grafici che posso fare con questo tipo cioè non sono moltissimi, ma sono un buon numero, un numero, tabelle, serie temporali, card, e sono anche, diciamo, abbastanza facili diciamo, da configurare. Ad esempio qua si connette un'origine di dati, si definiscono le dimensioni sia per la gestione dell'intervallo di date. Scusa Marco, Sì. Queste cioè, quello che stiamo guardando lì sono le tabelle di BigQuery praticamente. qui sono, sì, per BigQuery ha questa definizione che è l'origine di dati. E quindi possiamo creare delle origini di dati di diversi tipi, tra i quali ci sono anche le tabelle o le viste di BigQuery. Ad esempio, Ok, se io. quindi di default Data Studio, ecco, ok, ti propone questa sorgente. Esatto, cioè come vedete ha un bel po' sia di sorgenti native che sorgenti contribuite. Allora, è nato per la connessione per fare analisi sui dati di Analytics e di Ads. Però poi ha esteso, diciamo, la Una domanda. comunità. Sì. Si possono avere più sorgenti per tipo di grafico? Cioè posso tipo integrare BigQuery più un database SQL, un file, un bucket? Assolutamente sì. Allora, perché una volta che io ho importato la mia sorgente di dati, posso fare anche dei join su sorgenti diverse. Quindi se io, per esempio, ho nelle mie sorgenti di dati una che viene da BigQuery e una che viene, ad esempio, da un'altra sorgente, che può essere un Cloud SQL o un altro tipo di database, oppure addirittura anche
questa è un'altra feature molto interessante, hai la possibilità di creare una sorgente di dati partendo da un foglio di Google Spreadsheet, Google Calc. Quindi, in teoria, anche andare a editare il dato, diciamo, in real time. Questo è molto comodo, per esempio, su, non so, tabelle dizionario, quando vogliamo comunque fare riferimento a dizionari, ad esempio, oppure anche insieme di dati, ovviamente, di dimensioni contenute. Anche se questo l'approccio, diciamo, del joining, di fare join, funziona, va bene, infatti io l'ho usato in questo caso, cioè di importare delle tabelle come se lo stessi facendo su un database relazionale. E questo va bene, funziona fino a un certo punto, perché se io avessi miliardi di record all'interno del mio database, come BigQuery può tranquillamente gestire, il join, di fare join su tabelle di con un numero così elevato di elementi, ovviamente ha dei costi, sia in termini di economici, perché comunque io pago in BigQuery il tempo di i dati trasferiti, ma anche il tempo, la quantità di dati che io coinvolgo in una query, cioè se io faccio una query su un miliardo di record e seleziono un e alla fine faccio un limite a uno, cioè voglio l'ultimo elemento, comunque io sto pagando i dati, la quantità, in base alla quantità dei dati coinvolta in una query. Quindi, diciamo, sia dal punto di vista economico, precauzione da tenere a mente quando si lavora su big data. Esatto, sia come dal punto di vista economico che dal punto di vista anche computazionale, perché l'approccio non è quello di fare tante tabelle e fare tipo normalizzate e poi fare join su queste tabelle, ma di denormalizzare il più possibile, fare streaming di informazioni che sono già strutturate e poi consultare queste informazioni usando delle regole di partizionamento delle tabelle. Quindi questo è quello, diciamo, dal punto di vista delle performance che, arrivati a un certo punto, bisogna per forza considerare. È abbastanza chiaro il concetto, perché questo, diciamo, è la cosa fondamentale, cioè bisogna ricordarsi che BigQuery non è un database, cioè si presenta come un database relazionale, esatto, lo puoi usare usando SQL, ma esatto, in fondo le sue caratteristiche sono più vicine a un database a documenti. SQL, esatto, sì. E infatti, allora, ad esempio, quando, diciamo, sta facendo ingestion di dati, cioè ci sono dei dati all'interno del buffer di ingestione, i dati non possono essere modificati sul database. Non è che posso fare degli update o delete, cioè proprio è quasi in ridolli. E considerando, per esempio, nel caso di applicazioni di streaming di dati, non so, sto facendo ingestion da una serie di IoT, dispositivi IoT o da applicazioni, il database sarà praticamente quasi sempre in lettura. Vabbè, qua questo è un po', diciamo, l'uso del... Cioè, quello che vediamo lì, origini dati aggiunte, sono le tabelle di BigQuery, fondamentalmente. Esatto, esatto. Sì. In questo caso sono queste PCM, sono quelle della protezione civile, che vengono da GitHub, cioè scaricate da GitHub, e poi ci sono delle altre tabelle che arrivano, i cui dati arrivano dalla John Hopkins University, dal loro centro di calcolo, che riguardano dati sulla
sull'infezione a livello mondiale. Ma scusa Giacomo, sono un po' ignorante in BigQuery, ma quindi hai fatto tu la divisione in tabelle dei dati che hai? Hai dichiarato tu la struttura del database in base ai dati che hai, le sorgente dati? Esatto, o in qualche modo... Praticamente sono andato a vedere la sorgente di dati, ho mappato le colonne della sorgente di dati su una tabella di BigQuery con il tipo di dato opportuno, in modo che da fare meno sforzo possibile nell'acquisizione, nell'importazione. Quindi per ogni sorgente di dati ho una tabella. Ok. Poi, per esempio, qua ci sono quelle... ok, questa è quella della John Hopkins. Queste sono le tabelle nei quali arrivano dati sulla situazione nazionale della protezione civile, le province e le regioni. Queste sopra che vedete sono in realtà delle viste che mi servono per fare un po' di pulizia o di comunque aggiungere delle cose che mi interessano per semplificare la costruzione delle viste su Data Studio. Ad esempio qua aggrego questi dati che arrivano con un timestamp per country e li aggrego per giorno. Quindi... Puoi fare farci vedere velocemente come si presenta l'interfaccia di BigQuery, giusto per avere un'idea di come funziona, magari guardandolo più chiaro. Eccolo qua. Quindi progetto, questo qui è il dataset. E poi all'interno del dataset ci sono tabelle e tabelle viste, fondamentalmente. Ad esempio, questa è quella della John Hopkins University, in cui arrivano con i data casi confermati e guariti. Qui c'è un dettaglio per provincia e stato e io ho fatto una vista che mi semplifica. Quindi un po' la creazione delle viste è esattamente come da standard SQL. Esattamente, sì, fai una query. Sono abituato a crearmi una lista su MySQL o su Postgres o su Oracle, posso crearla anche su BigQuery. Esatto, sì. Infatti vedi questa query, da Query Editor, tu puoi salvare la query per ritrovartela nella tua history, oppure puoi salvarla come view. Ci sono poi comunque, ovviamente qui tornando alla questione dei big data, ci sono delle cose che è meglio fare e altre no. Ad esempio, se io salvo una query con select all from, comunque sto andando a fare una vista che ha comunque un peso notevole. Quindi, ad esempio, bisogna una buona regola di indicare campi, esattamente i campi che io voglio inserire nella query, nella vista. Evitare di fare ordinamenti. Però sì, dal punto di vista del funzionamento si usa come un database relazionale. Vedo un pulsante add data lì su resources. Quello lì permette di caricare a mano un CSV, ad esempio. In alto, no, sulla sinistra resources. Sì, allora no, mi sto immaginando lo scenario di un io che non voglio scrivere una function per caricare i dati, okay. Esatto, per esempio adesso io sono seleziono il mio dataset e ho la possibilità di creare nuove tabelle. Allora, le tabelle possono essere o vuote, arrivare
posso indicargli direttamente un bucket dal quale io intendo fare l'importazione, fare un caricamento di un file per popolare la tabella. Ci sono diversi formati supportati, CSV, JSON, New Line Delimited, Avro, Parquet, ORC. Parquet, ragazzi, Parquet. Sì, che è quello più rigido come formato. Connettere un drive, un documento, uno spreadsheet, un Google Sheet da drive. Quindi avrò la mia tabella avrà il contenuto del Google Sheet che ho linkato e usare delle tabelle di Bigtable, che è un altro database di Google, per come sorgente. Poi, ad esempio, i formati, diciamo, è abbastanza elastico sul tipo di formato. Marco? Sì? Ma se tu connetti uno spreadsheet di Drive, sì? Come importa i dati? In modo incrementale o tutte le volte allinea i dati a quelli dello spreadsheet? Ci sono delle teorie a riguardo. Gli scienziati ci stanno ancora lavorando. Stanno ancora lavorando, no, perché non è ben chiaro, però credo che faccia tutte le volte un dump. Se c'è stata una modifica allo spreadsheet, lo rimporta. Okay. Lo importa da zero. Marco, scusa, un'altra domanda, e solo per curiosità, di che dimensione di dati stiamo parlando di questo progetto? Questo? No, questo è... sono micro dati alla fine, cioè non... Ci arriva tipo un giga massimo? Ma no, per farti capire, qui ci sono... Sono singoli numeri. Allora, se tolgo il limit, per esempio, la cosa bella che qua, per esempio, sulla sinistra mi fa una... Quando io creo scrivo una query, mi dice la quantità di dati che questa query processerà. Qui sono 192K. Per esempio, questo, non so, quella più corposa delle province. Per esempio, se faccio un select all, sono 200K di dati. Ah, ok, proprio capito. È pochissima cosa. La cosa è, allora, in questo caso, l'utilità di questo approccio non è tanto quello sulla capacità di gestire moli enormi di dati, ma uno, la possibilità di avere tutta l'architettura completamente serverless e senza praticamente nessun compito di gestione dell'infrastruttura. E ovviamente la scalabilità della Google Cloud Platform, quindi se adesso io pubblico il mio link della dashboard su New York Times, cioè, mi costerà qualche soldo, ma sono certo che l'infrastruttura scala. Io ho una domanda. No, sul Data Studio, quando usa BigQuery, ha il costo serverless di BigQuery, che ha il free tier e tutto quello che sappiamo, esatto, l'architettura serverless, ma Google Sheet, che in teoria non ha un costo, neanche a consumo. Che pricing viene applicato? Cioè, lì rimane, sei sempre in free tier? Allora, i costi di trasferimento non si pagano, ma paghi sempre la quantità di dati che tu elabori. Per esempio, da un Google Sheet verso Data Studio, togliendo BigQuery di mezzo. Ah, ok. Sto analizzando un file che sta su un Excel. Quello è completamente gratuito. Ok, io quindi posso crearmi una dashboard usando Data Studio, caricando un file su uno sheet, non so che poi che limite ha, mi sembra 65.000 linee probabilmente. E a quel punto le dashboard che creo sono sempre sì. A
a carico di Google. Poi, aspetta. Esatto, non è completamente free. Non va? Panix microfono. Per esempio qua dicevo... quindi, cioè, tornando alla sorgente dati, poi io posso arricchire, posso aggiungere anche dei computed field, cioè dei campi che mi interessa elaborare, cioè aggiungere dei campi in base che possono contenere elaborazioni. E questo lo aggiungi su Data Studio, non viene replicato sulla sorgente? No, solo Data Studio questo. Metti fa anche il geocoding, questo è finito. Esatto, sì. Il geocoding su dati geografici che sono ovviamente limitati a country, paesi e regioni del country. Non ho ancora capito che tipo di nomenclatura usa per fare il geocoding, però... Lorenzo lo sa sicuramente. Perché non sono certo sia uguale a quella di Google Maps. La nomenclatura del codice, parli della provincia, città, a cosa ti riferisci esattamente? Alla regione, questo dato geografico, per esempio, io ho un codice, codice regione che posso usare. Prova, non riusciamo a vederne uno per capire in Italia che codice, cosa corrisponde. Infatti è vero, tu avevi proprio il problema su Emilia Romagna. Esatto, perché io sto usando, io adesso... Sto usando il nome della regione per fare il geocoding, non il codice della regione. Ma il nome ufficiale della regione Emilia-Romagna c'è in mezzo in meno. Esatto, infatti l'ho modificato, adesso lo guardiamo. Il codice regione, guardiamoci, è semplice. Se sono composti da due cifre, 01 e la regione Emilia-Romagna, se non sbaglio, è il 16. Se no, sono... Non credo che Google sia capace di interpretare i codici, anzi, non credo, non è in grado di interpretare i codici regione nostri. Cioè, mi sembra che non ho ancora capito se usano NUTS oppure un altro tipo di nomenclatura. Se io voglio fare geocoding basato sul codice regione attraverso questo strumento, nel codice regione devo mettere un codice che viene riconosciuto da Data Studio. Non sono quelli dell'Istat. No, assolutamente. Sono codici, mi sembra, o sono i NUTS, i NATS, oppure sono un altro tipo di codice che non sono ancora riuscito a vedere. Sto guardando l'API di Google sulla geocoding, se ti dico che roba che... Però si comporta in maniera leggermente diversa rispetto a Google Maps, quindi non è chiaro che cosa usi per fare il geocoding. Cioè non mi è chiaro, quantomeno a me. Region. Tu dici che lo stesso dato passato sul geocoding di Maps non è, sì, non è lo stesso, sì, risultato della Data Studio, probabilmente. Sì. Tipo Maps riconosce i toponimi, riconosce anche le province, questo no. Qui usa una codifica che chiama, perdonate, lo dico in italiano come sigla, CCTLD, Country Code Top Level Domain. Che però, questo non lo devo, vorrei indagare come... È un codice ISO, okay. Il 3166, che però ti confesso che non conosco, il dubito che arrivi a livello di... Del nostro, forse il loro concetto di regione al nostro è abbastanza diverso. Esatto, sì, assolutamente. Quello che... Infatti, ad esempio, qua ho dovuto usare il geocoding delle città per fare le province, no? Ma infatti, quindi la domanda che ti pongo è, ipotizzando che io scarico un CSV dal proprio quello della protezione civile, che magari è ai codici Istat. No, non ce li aveva. Forse sì, adesso quello che va in mappa, sì, adesso ce li ha. Perché il codice Istat qua non lo potrei usare? No, non ha, Google non ha
concetto di codice ISTA. Lui fa geocoding in base a, al no, o al nome, se lo riconosce, oppure a un codice che tu gli passi, però di questa codifica che non ho... Ma una domanda per Lorenzo. Ma ISTAT pubblica anche i codici delle regioni, no? Non solo delle città. Sì, sì, sono... Allora, ISTAT ha codice della regione, codice della provincia, codice del comune, codice della località. Si spinge perfino al codice della località. E sono, sono aggiornati periodicamente, perché tu pensa che i nuovi comuni hanno codici nuovi, quando si fondono due comuni. Adesso le geometrie e gli alfanumerici sono disallineati, cioè le geometrie che sono rimaste indietro all'ultimo censimento, gli alfanumerici sono avanti. Però in genere cioè, c'è il lavoro da fare è abbastanza piccolo. Credo che Alessio Cimarelli per il team digitale abbia messo su un sistemino, una sorta di con funzionamento a repository, proprio per fare questo, per avere un sistema di staging e un aggiornamento su sta roba. Quando l'ha fatto, una delle ultime cose che ha fatto per il team, l'aveva fatta su, credo, su GitHub o su uno spazio pubblico, in maniera che potesse continuare a implementarlo o essere implementato a livello comunitario. Tra l'altro anche noi abbiamo fatto una database che, accedendo all'ipercubo dell'ISTAT, per avere sempre una sorgente di dati, diciamo, omogenea, l'abbiamo normalizzato, abbiamo le variazioni e esponiamo anche un API con queste dati. Questo sarebbe carino, perché so che Vincenzo Quattruno aveva fatto l'API di Istat. Diciamo, sì, le hanno dismesse quelle. Esatto. Noi stiamo usando adesso un altro punto di accesso che è sul cubo SDX, adesso non ricordo, ma da lì riusciamo a scaricare le informazioni e aggiornarle. Però anche le geometrie, fai questo lavoro anche sulle geometrie, no? Geometrie intendo i poligoni dei comuni. No, i poligoni lì non ci sono, cioè ci sono solo i codici, perché noi abbiamo una normalizzato sul codice ISTAT del comune. Sì, ok. E poi abbiamo una mappa con le geometrie, ma non mi ricordo che... Allora, se vi dovesse servire, questo ci hanno detto l'ultima volta, noi non l'avevamo scoperto. Allora, è vero che i poligoni delle geometrie non sono allineati, però tra le informazioni allineate esiste una tabella dei municipi con le coordinate geografiche del municipio. Il municipio è inteso il... Sì, quella l'abbiamo. E quello è un vantaggio, perché vabbè, non hai poligono, però se devi fare uno zoom lì, quelle sono sempre aggiornate e allineate all'alfanumerico. Interessante. Sarebbe anche interessante provare a chiedere a Google di fare un ragionamento sulla geolocalizzazione con codice ISTAT, che presuppongo sia quasi uno standard per geolocalizzare in Italia. In Italia quasi, sì, quasi. Ci sono due aspetti. Da Twitter. Google usa un sistema a matrice, no? Che usa in tutto il mondo, che sono per ciascun luogo identificato da una matrice alfanumerica, credo di 5 caratteri o 6 caratteri, no? E quindi ovviamente non parla di poligoni, ma parla di punti. E l'associazione tra quello e il punto sarebbe importante. Per quello che riguarda le geometrie, secondo me è troppo un casino, perché si sbattono. Infatti, perché comunque su BigQuery c'è il concetto di public dataset. Se ci fosse un public dataset con i codici ISTAT, a quel punto tu potresti importare e usarlo ogni volta. Esatto, infatti stavo pensando di farlo, sì. Di esportare dal nostro e di creare un dataset su BigQuery per usare. Ma è una delle cose che da anni si fanno, sono due le... sono tre, anzi, le cose su... a livello così di, diciamo, di richieste di dataset sono i dataset dei CAP, che sono posseduti da Poste Italiane, che non li molla neanche a piangere, il dataset dei civici e il dataset
delle, diciamo, delle pubbliche amministrazioni, nel senso di comuni, circoscrizioni, che è il minimo sindacale per fare della, diciamo, della, del geocoding su dati ufficiali. No, i civici non ci sono, quindi però i CAP e le geometrie anche a Istat costerebbero poco, poco lavoro, no? Ci vorrebbe un API che tu chiami e ti istituisce GeoJSON. Beh, quello mi sembra veramente il minimo sindacale. Possiamo farlo noi. Sai che funziona sta cosa? Non so se voi non l'avete vista, ma ci sono due... Noi ultimamente abbiamo degli esiti non sperati. Come ondata abbiamo chiesto due cose. Una, la pubblicazione appunto dei dati, e non in PDF, quelli del Covid, e quindi quelle che adesso vedi su GitHub, facendo un po' di pressione anche a livello politico, oltre che di comunicazione. E ce l'abbiamo fatta, incredibilmente. L'altra cosa è sulle sezioni di amministrazione trasparente, alcune avevano il no index, quindi non avevano indicizzati i documenti. E ieri è uscita un regolamento di ANAC che obbliga a certificare gli organismi interni di valutazione, a certificare che le sezioni su cui sono pubblicate i documenti di amministrazione trasparente non siano indicizzate. Quindi è una roba tesa. Cioè ANAC. Quindi su sta roba qua, in genere la politica è, noi lo stiamo facendo, ma ovviamente non arriviamo a far tutto da soli, Paolo è uno dei nostri soci, quindi lo sa bene, lui ha partecipato anche ai progetti storici di andata. Comunque su quello magari ci sentiamo separatamente e possiamo, certo, vedere che cosa possiamo mettere a disposizione da quel punto di vista lì, perché abbiamo un sacco di dati e di strumenti per quello. Quindi sarebbe bello creare dei public dataset usabili da BigQuery, anche partendo con una cosa semplice, magari. E poi quella è una cosa che magari vediamo fuori, così chiudo un attimo. Certo. Sono disponibilissimo a parlarne. Bene, io mi taccio. Grazie. Basta, qui una delle cose che volevo fare era alla fine confrontare l'andamento di... Ho fatto un po' di confronti con le varie situazioni e volevo... Diciamo eBay, dove c'è la V1, ha una popolazione, una densità più alta, un po' più alta però rispetto all'Italia, e volevo confrontare l'andamento del... questo giorno per giorno, partendo dal giorno zero quasi, fino a... Vabbè, questo è una delle cose che... Allora, next step, quello che appunto volevo fare era trasformare questo approccio, cioè questa applicazione da un approccio, diciamo, semi-tradizionale a invece un data lake, e quindi utilizzare dati destrutturati come sorgenti e Dataflow per fare processing e l'ingestione di questi dati. Cioè, scusate, per fare il processing di questi dati. Quindi aggiungere nuove fonti di dati, che potrebbero essere altre fonti di altre epidemie, non lo so, o comunque di situazioni che sono riconducibili a queste. E BigQuery supporta anche dei modelli, diciamo, di machine learning e programmabili, e provare a fare degli esperimenti usando questi dati e BigQuery machine learning. Io credo che siamo già andati oltre. Volevo parlare un po' di cos'è un data lake, però forse è meglio fermarci qua. Facciamo un tech talk la prossima volta, Giacomo, okay, sul data lake. Sì, data lake è l'approccio invece destrutturato rispetto a quello, diciamo, tradizionale. Va bene, grazie. Grazie a te, Marco. Grazie, Giacomo. Grazie. Domande? Grazie. Grazie, Giacomo. Grazie, Marco. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao, Lorenzo. Ciao, Ilaria. Ciao, grazie. Ciao, Marco. Ciao, grazie. Ciao.